Un saluto dalla redazione del GR Asi in studio Marco Paganelli. Apriamo con gli esteri. Mosca è rivale, sta cercando di sovvertire l'ordine mondiale per realizzare i propri fini. Lo ha dichiarato oggi David Hafe, sottosegretario per gli affari politici al Dipartimento di Stato americano, durante il suo intervento al Forum Med 2018 di Roma. Il funzionario ha aggiunto che Washington è in concorrenza col Cremlino in merito alle questioni riguardanti l'Ucraina, la sicurezza informatica e il Medio Oriente, auspicando che Vladimir Putin offra un serio contributo per il processo di pace in Siria. Ricordiamo che l'inviato speciale della Casa Bianca nel paese di Bashar al-Assad ha denunciato in un'intervista, divulgata nelle ultime ore, che sono avvenuti scontri diretti tra soldati del Pentagono e quelli di Mosca proprio sul suolo siriano. Silvia Romano è viva, non abbiamo dubbi. Abbiamo di lei la localizzazione e le impronte. Si trova nella foresta, in mano a tre assalitori, mentre gli altri cinque sono scappati e abbiamo perso le tracce. Lo ha dichiarato oggi Noami Wanda, comandante della polizia del Kenya. La 23enne italiana è stata sequestrata da un comando armato nel paese africano lo scorso 21 novembre. Veniamo in Italia. Una donna di Sperone, in provincia di Avellino, ha dichiarato qualche giorno fa di aver notato una lacrima scendere da un'immagine sacra raffigurante la Madonna. L'effigie, acquistata dalla signora durante un pellegrinaggio a Medjugorje, è diventata in poco tempo oggetto di venerazione dei fedeli. Il sindaco della città ha invitato la prudenza, mentre la diocesi locale ha deciso, almeno per il momento, di non pronunciarsi in attesa di ulteriori accertamenti. Per il momento è tutto, grazie per l'ascolto, ci risentiamo nel prossimo appuntamento del GR Asi.